Finalmente siamo tornati a parlare di calcio, anche se non sarà proprio calcio vero e proprio quello di cui andremo a parlare. Ma buonasera signor Massimone. Buonasera. Buonasera, anzi buon pomeriggio, perché un pomeriggio grigio qui a Fiorenza, usiamo il vecchio nome dantesco, infatti quando il poeta si rivolge alla città sua la chiama sempre Fiorenza. Ecco, allora Fiorenza, che Fiorenza da cui Fiorentina, ecco, quindi si ritorna a parlare della nostra grande e incommensurabile e così impareggiabile squadra, impareggiabile nel bene e nel male anche, no? Perché va bene, c'è lo scontro domenica contro la Gobbina, no? Contro la mitica e simpatica Gobbina. Allora, che è successo nell'anteprima, no, di questa sfida, no, l'antivigilia, chiamiamola così, questa sfida. Allora, io ho raccolto questa fonte che è Sport Mediaset, il sito di Sport Mediaset, questa chicca, senti bellina, puoi prendere la telecamera e inquadrarmi. Ora ci divertiamo un po'. Durante Juve Palermo. Sono cose, diciamo, tragicomiche. Allora, durante Juve Palermo, il giudice sportivo ha decretato qualcosa contro la società Gobbina. Letta la relazione dei collaboratori e la Procura federale relativa alla gara in oggetto, quindi Juve Palermo, nella quale fra l'altro si attesta che numerosi sostenitori della squadra bianco-nera, cioè bianco-nera, forse l'hanno messa apposta il trattino, così poi se viene fuori perché, circa 3.000, cioè circa il 70% degli spettatori presenti nel settore dello stadio denominato Curva Sud, quindi il 70% dei tifosi gobbini nella curva Scirea, che in realtà era la vecchia Scirea, quindi vedrete come hanno onorato bene il nome di Scirea, no? Tra il 34esimo e il 36esimo del primo tempo intonavano ripetutamente un coro insultante espressivo di discriminazione antisemita. Era presso a poco così il coro: Firenze è una patria di infami, la odio per sempre perché i viola non sono italiani, ma una massa di ebrei, poi puntini puntini, poi non lo so perché forse trovavano un'altra rima, allora hanno messo, oppure la cosa faceva ancora più schifo, hanno preferito, come dire, soprassedere, glissare, no, puntini puntini, sarei curioso di sapere cosa c'è nascosto fra questi puntini. Comunque, valutata l'evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento, ex articolo 11, numero 3, CGS, per la sua dimensione e per la sua reale percettibilità, cioè vuol dire il coro era altissimo, no? La sua dimensione proprio in alto e fuori, anzi in alto e fuori, no? E la sua reale percettibilità, cioè l'hanno inteso tutti, no? Come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio, come gli arbitrini di platilinea, no? Quindi messi lì gli arbitrini di Mizzi da platinetta sulla linea, chiamati così gli arbitrini platilinea. Poi non riescano a vedere, sono piccini, no? Ci arrivano. Invece ci hanno sentito, diciamo, hanno urlato talmente forte, dice la tutto sua lo dimensione. Stadio, non ce l'hanno fatta, non senti nulla, va bene. Allora, rilevato e sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'articolo 16 numero 2 bis 3 CGS, chissà che vorrà di sta roba qui, PQM vuol dire una forma, invece si delibera, infatti dice delibera di sanzionare, oppure PQM è l'autorità, comunque vabbè. L'autorità decretante delibera di sanzionare la società Juventus con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Sud, cioè Curva Scirea, ripetiamolo, privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno, con l'avvertenza che se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella combinata per la nuova violazione, cioè in parole povere, allora per un anno non si fa nulla, non te l'abboniamo, no? Tanto ti abbiamo abbonato di tutto, ti squappa figura. Allora, però, se per un anno tu la rifai grossa,
tipo una cosa del genere, allora ti si appioppa quella sanzione lì più questa, cioè ti tocca stare due giornatine senza loro comunque sempre loro sì, trattamento speciale sì, ma sì, trattamento speciale Palermo perché sono speciali ma sono speciali, capito? Mercoledì ha giocato a porte chiuse il Palermo, ecco appunto. loro ora noi vi dimostriamo, è da un po' di tempo vanno avanti sti coretti, vabbè, non solo questi coretti, anche altri generi, visto si parla tanto di Eisel e cose del genere, no? Che sicuramente non vanno per nulla bene nemmeno quelli, però forse loro fanno anche di peggio. Allora, quindi per finire, ai bianconeri è stata comminata una multa di 15.000 euro, bontà loro, cioè, almeno questa la paga, perché i suoi sostenitori hanno intonato, se non fanno ricorsi vari, hanno intonato un coro insultante per i motivi d'origine territoriale. Va bene, allora cosa c'è da dire su questa robina qui? No, c'è da dire prima di tutto che allora innanzitutto noi siamo fieri, se mai esistesse, fossimo tutti ebrei, noi siamo ben fieri di essere ebrei, va bene, siamo assolutamente, come dire, ipercontenti di essere ebrei. Perché forse voi, se lo dite questa roba qui, perché magari siete per Hitler o per l'ISIS, visto che l'ISIS negli ultimi due attentati, nell'ultimo penultimo attentato, andava a colpire un giornale a Parigi, un giornale i cui giornalisti o proprietari, non mi ricordo bene, erano ebrei, cioè questi facevano satira, essendo ebrei, prendevano in giro anche Israele, questi facevano satira anche su Israele. Quindi noi siamo fierissimi di essere ebrei, va bene? Meglio mille, centomila, un miliardo di volte ebrei che mezza per nazisti o per l'ISIS. Poi anche, aspetta, l'ISIS era andata a colpire tramite quei matti, andava a colpire anche il supermercato ebraico, no? Sì. Quindi, allora, voi siete o per Hitler o per l'ISIS, va bene, intanto è chiaro, la cosa è talmente chiara, talmente lampante, c'è neanche bisogno di dare spiegazioni. Poi un'altra cosa, a proposito di simboli e di icone, no? Si dice oggi, no, la parola icona, icona. Come dire, un punto di riferimento, un'immagine quasi da venerare, no? Allora, ma qui forse ho capito perché la chiama curva sud, no? Invece curva Scirea, perché probabilmente la signora Scirea, insomma, un po' incavolata sarebbe, perché se nella curva Scirea ci fanno questi pendagli da forca, questi sono pendagli da forca, vabbè, con tutto il rispetto per le forche, sicuramente, no? Infatti anche per il casino dell'anno scorso nel derby, no? Il casino l'anno scorso una bomba carta all'interno del la Scirea si lamentò. Mi pare qualcuno sia andato. Dice forse è meglio levati il nome di forse aveva ragione. Comunque, diciamo non ufficiosamente, cioè ufficialmente si chiama Curva Sud. Qua forse vengono a arrestarne qualcuno. Allora, l'ambulanza. Facciamo passare. Era l'ambulanza però, non è la volante e la PS. Diciamo ufficiosamente ancora la curva Scirea. Sì. No, la curva Scirea, perché quindi andavano a curva Scirea, ora vanno a curva sud. Quindi, meno male, curva sud, diciamo l'infamia rimane, cioè viene accostato il nome di Scirea, un grande fuoriclasse, un grande uomo, indipendentemente dalle maglie che ha vestito. Sì. Indipendentemente da quello, viene infamato con sta marmaglia qui. La moglie si è lamentata. Ha fatto proprio bene, direi. Allora, poi un'altra cosa per cui da rilevare, no? Si parlava sempre parlando di icone, di simboli da seguire, di modelli di riferimento, no? Quali sono i modelli di riferimento e della tifoseria gobbina? Due sono un ex presidente, si chiama Giampiero Boniperti, Marisa, è detto la Marisa, perché anche lui si travestiva un po', cioè, si travestiva da quello e non è, no? Come Platinette,
si traveste da moralizzatore, e infatti poi si è visto che moralizzazione ha portato, e Giampiero Boniperti e Luciano Moggi, no? Questi sono Giampiero Boniperti, io vi ricordo per l'ennesima volta colui della, che ha inventato il praticamente indirettamente la Coppa di Sangue, no? Noi abbiamo vinto questa Coppa con il sangue dei nostri tifosi, la Coppa dell'Iselle, e non la restituiremo. Notasi, si giocò quella partita solo per motivi di ordine pubblico, sicché voglio capire che coppa hanno vinto, se non una di sangue. Allora, e poi anche la famosa frase: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. Quindi affanculo lo sport, affanculo la realtà sportiva, l'etica, sì, affanculo il rispetto dell'avversario, affanculo anche il tipo di coppa che si vince, va bene anche una coppa di sangue, no? Siamo d'accordo, se basta vincere, va, qualsiasi cosa, anche un escremento per strada va bene. Poi gli escrementi lasciamo per qui, c'è anche un hanno scritto la sede Liupe, no? Quello è il cacatoio pubblico, l'urinatoio, come si diceva una volta, l'urinatoio, il Vespasiano, bravo, in termine elegantissimo, perché fu un imperatore a istituire questo genere di servizi, eh? Imperatore Vespasiano. Forse c'è da rimpiangere pure anche qualche imperatore, considerando me oggi l'Italia. Noi siamo fieri di non essere italiani, cioè noi ci dicono qui non siamo italiani, ma siamo fierissimi. Noi non soprattutto non siamo italiani, non siamo fierissimi. Guarda, a noi ci fa schifo anche il primo ministro che dice l'è per di noi, ma forse l'è per voi. Lui si trascina, e tanti qui che fanno finta di essere viola per non essere sfottuti, e poi invece sono gobbi proprio nell'anima. Come Rocky. Gobbi come Rocky, sì, che è pieno di Rocky, si sa benissimo su Facebook, è uscito fuori di tutto dopo Juventus Roma, no? Che c'ha la cassa piena di bandiere della Juve e di poster di Platinette. La Platinette, no? Quello proprio. Ex presidente UEFA, non noto ultra della curva scirea. Allora, quindi questi sono i loro modelli, cioè, icone, Moggi, no? Moggi, come fu definito dalla stampa argentina, il più grande scandalo mondiale nella storia del calcio. Incidenti. Cioè, noi siamo senza parole, dissero. Lo dico a loro e non ce l'hanno avuti. Lo dissero alla trasmissione, ti ricordi, Controcampo di Picci, quando Piccini su Italia 1 di qualche anno fa? Sì. No? Dice, noi siamo senza parole, certo, è il più grande scandalo mondiale nella storia del calcio. Ecco, poi in Argentina, sai, ogni tanto ne scoppia uno di scandali, lì sono ben esperti, no? Quindi Luciano oggi è comunque almeno una cosa fatta buona, è riuscito a mandarli in Serie B per la seconda volta dopo il 1913, che l'avevano, diciamo, sgamata con il ripescaggio, grazie a un presidente che era per l'Inter, fra l'altro, quindi occhio a di male dell'Inter, occhio. Stavolta l'hanno sgamata, hanno rischiato pure la retrocessione in categorie più basse di quella, ma addirittura la radiazione, perché come abbiamo dimostrato a un video, Lance Armstrong nel ciclismo è stato radiato per le stesse cose, per frode sportiva, che loro hanno già commesso due volte, prima con Agricola e poi altro modellino di riferimento, il dottorino Agricola, quello delle pozioni magiche, no? Pozioni magiche di Agricola. La coppa e le pasticche, no? Quella di Roma. Armstrong gli hanno levato tutti tutto, stavo radiato, questo è come se non fosse mai esistito. Il mondiale, un po' quello dovrebbero fare con loro, ma siccome si sa nel calcio un giochino con il trucco, no? La signora, come dire, piena di rughe, mette un po' di trucco e via. E va avanti così. Ecco, poi Pacciani, un altro modello urlato dalle curve gobbine, no? Pacciani, grandi ori, Piero Pacciani, sospettato d'essere il mostro che poi fu condannato per stuprare le figlie, quindi loro amano gli stupratori di figlie, no? Amano gli incesti, e poi il mostro di Firenze, vabbè, per ovvie di cose, no? Perché giustamente da Pacciani il mostro di Firenze il passo è breve, probabilmente. E poi ora anche questo fatto degli ebrei, anche Hitler e l'ISIS, pensate, questi sono i loro modelli di riferimento, cioè, come dire, se tutto va bene, cioè siamo rovinati, ma sono rovinati loro, perché poverini, noi ci danno di provinciali, ma
No. Meglio mille, a parte il fatto che il 99% dei tifosi della Juve stanno in provincia, quindi più provinciali così. Si dice no, mentalità provinciale vuol dire mentalità di provincia, cioè uno che sta in provincia c'ha, come dire, tutto ristretto, no? Tutto, come dire, non va oltre. Il suo orizzonte è, come dire, il confine comunale, no? Così essere, pensa che la Juve sia la squadra e la sua. Della Pongiorno ti racconto una storiella di una FIFA di aspetta, San Marcello Pistoiese, ma ora bisogna che vada via, sicché sì, no, si diventa, ma è bellina sta storia qui, per capire come lo Juventino medio, no? Il gobbino medio. E andava a San Marcello Pistoiese. Quindi meglio essere provinciali che essere per Isere e per l'Isis, sapete? Molto meglio essere provinciali, ma meno male siamo provinciali. Meglio, male. Ecco. E ora, per finire, visto che qui c'è il cacatoio vicino, visto tutto questo parlare della Juve, a me mi ha fatto venire voglia, come dire, di evacuare. T'ha stimolato. Allora sì, no, della partita di domenica non me ne frega un emerito cacchio, perché il campionato italiano non vale un cacchio, sì. Si è visto benissimo anche scarso, quest'anno. Scarso. Va bene, nonostante tutto avete avuto mille favoritismi, a mille aiutini spudorati anche quest'anno, sicché prendetevi tutti queste schifezze di scurettini, via tutti gli scurettini che vi pare, tanto in Champions League fate sempre le figure del cacchio, e quindi noi siamo contenti così, va bene? Allora, a presto con il vostro amico Etrusco e Massimone, dai, andiamo, perché se no chiude, ce la facciamo addosso, dai. Ciao, 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 ciao.